Ciao Raffaele, sono Agnese. Volevo chiederti, ti stai già allenando al simulatore? Se sì, che effetto ti fa? Grazie della risposta. Ciao Agnese, sì, sto facendo molto simulatore quello Ferrari e sto cercando di aiutare a sviluppare la vettura già dell'anno scorso e anche quella di quest'anno. E l'effetto alla fine era bello, è sempre bello, per le prime volte c'era anche l'emozione di fare il simulatore per lavorare per la Ferrari, poi adesso diciamo hai preso un po' l'abitudine e cerchi solo di dare il tuo meglio e dare le indicazioni giuste, perché comunque se la macchina migliora il simulatore migliora anche in realtà. Dunque, se la Ferrari un giorno potessi vincere, ho dato anche la mia parte, perciò sarebbe molto bello. Ciao. Ciao Raffaele, sono Luigi. Volevo chiederti, Verstappen correrà già in gara. Tu ti saresti sentito pronto? Ciao. Ciao Luigi, diciamo che è buon per lui, sei già in Formula 1. Ovviamente anche io mi sentirei pronto, sì, ho fatto più esperienze di lui, il campionato che ha fatto lui io l'ho vinto, perciò sì, mi sentirei pronto, ma è meglio arrivare a Formula 1 veramente pronti e restarci per tanto tempo. E comunque spero per Max che andrà bene, è un ottimo pilota, perciò penso che farà bene. È stato fortunato arrivare così presto, però se lo merita, lo merita. Ciao. Raffaele, sono Cesare, volevo farti una domanda. Arriva bene, ha detto che se vai veloce fa costruire una monoposto apposta per te. Lo prendi come uno stress o come un'emozione? Aspetto una tua risposta, preso bene. Ciao, ciao Cesare. No, fa solo piacere perché comunque vuol dire che ci tengono a me e stanno spingendo per me. Anche se comunque non fanno una macchina per me, io mi adatterei lo stesso, ma no, non è uno stress perché comunque io voglio andare in Formula 1 con la Ferrari e cercare di portarla in alto, perciò già mi metto pressione, diciamo, da solo. Dunque fa solo piacere che arrivano complimenti e queste quotazioni, diciamo. Però no, sono tranquillo e so cosa devo fare e la mia strada dove sarà. Dunque devo dare solo meglio e vediamo. Ciao. Ciao Raffaele, siamo Sara e Dylan. Volevamo sapere con che numero correrai. Grazie, ciao. Ciao Sara e Tina. Se farò qualche prova libera userò il 36. Non c'è un particolare motivo, è solo perché non posso scegliere il mio numero perché sono un terzo pilota, ma se un giorno sarò pilota ufficiale di Formula 1 userò il 53 perché l'ho sempre usato in carte ed è il mio numero porta fortuna che ho usato sempre, perciò userò quello. Ciao ad entrambe. Bene, sono Barbara. Volevo sapere qual è il tuo idolo della Formula 1. Grazie per la risposta, buona corsa. Ciao Barbara, il mio idolo, diciamo, in assoluto è Kubica Robert. È un pilota molto veloce con i piedi per terra, è per me uno dei più veloci, molto simpatico, ci stai bene quando stai assieme, perciò per me lui è il migliore in assoluto. In Formula 1 adesso Fernando, perché lo conosco molto bene, è uno che dà sempre il 110%, pure quando se andiamo a mangiare qualcosa trova sempre di fare qualche competizione, in palestra da sempre cercare di battere tutti. È un po' stressante così perché cerca sempre di essere migliore, però è un grande anche lui. Dunque o Robert in generale o Fernando in Formula 1. Ciao. Ciao Lello, sono Giorgio Ferro. Noi ci conosciamo dal 2010 quando ero il responsabile dei programmi sportivi di Abarth. Proprio in riferimento a quella stagione che tu hai fatto con la Formula Abarth, siamo nel 2015, hai fatto tante esperienze. Quanto la vedi lontana nel tempo quella stagione? Voglio dire, quanto sei maturato, quanto hai imparato rispetto a quegli esordi e soprattutto in quali aspetti della tua vita di pilota. E in ultima analisi, come giudichi oggi, con 5 anni di esperienza in più, quell'esordio in quella categoria, in quella Formula A? Bello, propedeutico, inutile? In bocca al lupo per la tua nuova stagione. Vai! Ciao Ingegner Ferro, sì, è stata una stagione molto importante per me, la mia prima stagione in macchina con la Formula Abarth. Ho imparato ovviamente tanto perché venivo dal kart e sono solo soddisfatto di aver fatto questa scelta e non aver scelto per esempio un Formula Renault. Eravamo in 40 piloti, tutti comunque molto agguerriti e ho imparato a combattere senza cercare di fare errori e comunque a comprare strategia e comunque gare a 30 minuti perciò erano tanto lunghe. E se riguardo indietro, l'unico un po', diciamo, rimpianto è che non ho vinto il campionato più per l'incidente che ho avuto a Imola, ma anche comunque ero giovane e se riguardo indietro ho fatto un po' di errori di inesperienza che avrei potuto evitare, però va bene così, ho fatto solo esperienza e sono contento. Ciao.
Ciao Michele, ovviamente in pista non sono da solo, ci siamo altri 26 piloti e tutti vogliono vincere. Ho cambiato team, sono passato in Trident, sono molto contento di questa scelta. Il fine tuning è particolare perché ogni pista è diversa, ogni pista ha qualcosa in sé, ma alla fine, visto che non corro da solo, ovviamente vince solo uno. Ma già se arriverò terzo, sto accordato al massimo e più di questo non c'è, però sono soddisfatto. Fine è importante fare un anno senza fare errori, dare sempre il massimo e far vedere che devo dimostrare. Se poi arrivo secondo, faccio errori, sarò triste. Se arrivo terzo, dato il massimo, sarò contento. Ora ho capito chi sei. Sì, quei decimini l'anno scorso, diciamo, ne ho da parte per tanti perché non li ho mai usati. Perciò l'anno prossimo sarà l'anno giusto da usarli, perché si può arrivare in Formula 1 nel 2016, perciò l'anno prossimo li userò. E speriamo che portano veramente qualche decimo. Non mi serve uno secondo, un decimo va bene. Ciao Michele.